Prendiamo un paio di esempi di integrali presi proprio dal libro di testo. Abbiamo E per l'insieme delle x r2 che rho è compreso tra 1 e 2 e dove sta il terzo segno? No, tale che y maggiore di 3 x più y è maggiore di 0 e x quadro più y quadro è compreso è minore di 3 radice di x quadro più y quadro meno 3x. Okay. E vogliamo calcolare la misura dimensionale. Quindi si tratta di due aree da calcolare. Scriviamoci il risultato che poi dopo controlliamo. Vabbè, andiamo a controllare dopo. Questo invece non lo voglio scrivere così perché questo è più semplice in mezzo della rettangolo. L'altro invece vale la pena controllare posteriore, anche perché è più complicato. Ok. Quindi io qua cosa ho fatto? Per quanto riguarda la prima area, bisogna calcolare l'area di una zona di piano compresa tra due rette, questa retta non è venuta disegnata molto bene, ma si capisce, portando le equazioni, e due rami di iperbole. Questa è l'asse X. Questa è l'asse X. Ho fatto questo esempio perché qua conviene fare un cambiamento di coordinate ad hoc. Cioè, se volete descrivere questo insieme, per esempio, se volete calcolare quest'area come facevate in analisi 1, dovete innanzitutto calcolare questi quattro punti. Ok? E questo dobbiamo sempre farlo. Quindi io che devo fare? Devo fare xy uguale a 1, per esempio, messo a sistema con x più y uguale 1. E quindi va bene, x uguale a 1 meno y, quindi viene 1 meno y, oppure x uguale a 1 meno x è meglio, quindi viene x per 1 meno x uguale a 1, quindi meno x quadro più x meno 1 uguale a 0, oppure x quadro meno x più 1 uguale a 0. Quindi la x viene 1 x per 1 meno x uguale 1, quindi c'è qualcosa che non mi funziona perché poi mi viene negativo e non può essere che la soluzione ci sta. Quindi dove ho sbagliato? Allora, ripartiamo da capo, y uguale 1 meno x. Per 1 meno x uguale 1. No, perché questo non è x più y uguale a 1, ovviamente. Questo è y uguale x. E questo è y uguale 2x. Ho sbagliato a scrivere il testo.
no. Era giusto che non c'era. Forse. Quindi devo mettere questo al sistema con y uguale x. Quindi effettivamente mi viene x quadro uguale a 1, quindi mi viene x uguale a 1, sto nel primo quadrante, e viene y uguale a 1. Quindi questo punto è il punto 1, 1. Se invece metto al sistema xy uguale 1 con y uguale 2x, mi viene 2x quadro uguale 1, mi viene x uguale 1 sulla radice di 2, y viene radice di 2. Quindi questo punto qua viene 1 sulla radice di 2, radice di 2. O radica 2 su 2. Ovviamente elimino le altre soluzioni perché diciamo della x, perché diciamo sono quelle che stanno nel terzo quadrante, no? Cioè xy uguale a 1 non è solo questo ramo di verbo, ce ne sta un altro di qua che intersecato con la retta x uguale a x, x uguale a 2x mi dà altre due soluzioni che però non mi interessano, a me interessa la figura formata nel primo quadrante. Adesso andiamo a prendere xy uguale a 2 con y uguale a x, stavolta abbiamo x quadro uguale 2, quindi la soluzione è radical 2 radical 2, e poi andiamo a prendere xy uguale 2 con y uguale 2x, e quindi viene 1, 2, chiaramente. Questi sono i quattro punti. Questo è il punto. Questi punti in realtà stanno uno sotto l'altro, eh? Radical 2, radical 2, e questo è il punto. Vediamo un po'. Con no, questo è. No, non stanno lo supporto. Questo è il punto radical 2, radical 2. Le x sono radical 2, 1 su radical 2. Poi 1, 1, sì, e questo è 1, 2. Quindi questi qua sono uno sotto l'altro. Se la figura fosse fatta bene, questi punti hanno la stessa ascissa. Ok, però il problema qual è? Se volete calcolare questa misura direttamente senza fare il cambiamento di variabile, voi comunque dovete fare l'integrale da 1 sulla radical 2 a 1 con questa funzione di sotto e questa funzione di sopra. Poi dovete fare l'integrale da 1 fino alla radical 2 con quest'altra funzione di sotto e quest'altra funzione di sopra. Si fa, però diciamo non è comodissimo. Ci sono altre possibilità, c'è un'altra possibilità oltretutto. E qual è l'altra possibilità? L'altra possibilità è io posso fare u uguale xy e v uguale y su x. Allora, questo qua che cosa diventa? Nella u xy uguale 1 diventa u uguale a 1, xy uguale 2 diventa u uguale a 2, e nella v pure diventa compreso tra 1 e 2. Quindi ovviamente se io devo fare l'integrale su t di
di 1 in dx di y, e questo è gamma di t, questo è l'integrale esteso a gamma meno 1 esteso a gamma di t dello jacobiano di allora qua ci va du dv allora uv sono gamma di xy e quindi io devo fare il jacobiano di gamma a meno 1 calcolato in V. Perché se questo lo chiamo E, questo è gamma meno 1 di E, e quindi abbiamo la formula di cambiamento di variabile. Questo perché? Perché gamma è definito su xy, è gamma meno 1 che è definito su v. Quindi ci vuole forse questo jacobiano qua. Quindi come controllo sempre più. Allora il problema è che dobbiamo ricavare gamma meno 1. Quindi per ricavare gamma meno 1 io devo ricavare la x. Allora, ma per ricavare la x io posso fare x uguale, se faccio u diviso v e poi faccio la radice quadrata viene x, è tutto positivo, quindi non ho bisogno, u diviso v viene la x fratto 1 su x viene x quadro, x e y semplifica. Per quanto riguarda la y invece devo fare un v e viene uv radice di u, perché viene uv viene y quadro, e quindi. Quindi lo jacobiano di gamma meno 1 è dxy in duv, quindi questo è, allora devo derivare rispetto a u, quindi qua mi viene 1 sulla radice di v che è costante per 1 su 2 radice di v. Poi devo derivare rispetto a v, poi mi viene radice di u per meno un mezzo, v era meno un mezzo, quindi meno un mezzo, radice di v al cubo. Questa derivata di x rispetto a meno un mezzo, v alla meno per mezzo. Qua invece, quando devo derivare la radice di x, derivare y rispetto a u, mi viene la radice di v fratto due volte la radice di u, e poi quando derivo rispetto a v viene la radice di u fratto due volte la radice di u. Quando vado a fare il determinante dello jacobiano, determinante di xy uv, questo mi fa, allora qua un mezzo per un mezzo fa un quarto, qua fa un quarto v, la prima meno, anzi più, anche qui v e v se ne va pure di qua, meno un mezzo per un mezzo fa meno un quarto, meno davanti un quarto, anche qui fa un quarto V. Insomma, se ho fatto bene i conti, qua mi viene non va bene, perché
perché la busta va sotto, no? Quindi è giusto, ma quindi mi viene l'integrale tra 0 e 1 in D1, tra 1 e 2 in D1, e l'integrale tra 1 e 2 in DV di 1 su 4. Ok, adesso questo, l'integrale di D1 mi dà 1, perché questa funzione non dipende da V. Quindi questo qua mi fa 1/4 logaritmo di V valutato tra 1 e 2. Scusate, questo era un mezzo, perché era 1/4 più 1/4, quindi 1/2. Quindi logaritmo 2 meno logaritmo 1 fa logaritmo 2, perché logaritmo 1 fa 0, e quindi sì, viene 1/2 logaritmo 2. Ok. Allora, va bene, quindi qualche rara volta serve qualche cambiamento di variabile ad hoc, fatto ad hoc per l'esercizio. Quindi in questo caso, se uno ci perde 2 minuti, si vede subito che qua il cambiamento che aggiusta parecchie cose è quello. Tenete conto però, che ve l'ho detto già l'altra volta, questi sono esercizi in qualche modo preparati, però quando si tratta di avere un esercizio che vi capita, che ne so, da elettrotecnica piuttosto che da, cioè, da un conto concreto che vi viene da una parte che non è che sta preparata apposta, insomma, anche lì molte cose, diciamo, vengono preparate in maniera tale che i conti siano di un certo tipo. Però se il conto viene magari da uno, sta a fare un conto per la tesi, gli viene quello che gli viene, non è che, diciamo, in quel caso. Allora, se dovete fare un integrale, insomma, che non sia stato apposta semplificato per l'esercizio del libro o del libro di esercizi, il cambiamento di variabile che dovete fare deve essere principalmente mirato ad aggiustare l'insieme, non ad aggiustare la funzione, perché quello è di gran lunga estremamente più importante rispetto a aggiustare la funzione. Cioè, se l'insieme di integrazione è abbastanza semplice, il conto finale non viene abbastanza semplice, non viene troppo complicato. Va bene, allora andiamo a cancellare questo e andiamo a fare l'altro. Quindi togliamo da mezzo T e lasciamo E. Quindi questo è l'altro esercizio che vogliamo fare. Allora, qui come vedete, la cosa essenziale da fare è descrivere l'insieme, dopodiché, una volta descritto l'insieme, si passa in coordinate polari con ogni probabilità e si calcola l'area. Allora, quindi io cosa so? Come al solito abbiamo già detto più di una volta, qua maggiore, maggiore, uguale non conta niente, perché quando ci mettete l'uguaglianza ottenete solo dei pezzi di linea che hanno area nulla, no? Allora, quindi io ho 0, x, y. Y maggiore di 0 mi dice che sto nel semipiano delle ordinate positive. X più y maggiore di 0 mi dice che sto nel semipiano al di sopra della bisettrice del primo e terzo quadrante. Questa è x più y uguale a 0. E poi devo andare a considerare questa relazione. Questa relazione mi dice che ρ quadro deve essere compreso, deve essere ovviamente maggiore o uguale di 0, che è ρ quadro, ed essere minore di 3 ρ meno 3 ρ cos θ.
3 rho per 1 meno coseno di 3. Allora, come è fatto questo insieme qua? Allora, ricordatevi che io per spazzare il piano, se questo è sempre il piano XY, non sto cambiando coordinate. Però se spazio il piano, una semiretta ha teta uguale a costante. Cioè qua teta uguale a 0, qua teta uguale a pi greco mezzo, qua teta uguale a pi greco. Allora che cosa è questo? Allora vedete che la, diciamo, rho è compreso tra 0 e una quantità che vale diciamo, dividendo per rho ottengo rho è compreso tra 0 e, tanto rho è positivo, 3, 1 meno cos 3. È una quantità che dipende da te. Questa quantità per teta uguale a 0, cosen teta uguale a 1 e vale 0. Poi mano a mano che vado avanti, a pi greco mezzi per esempio teta è uguale a 0, cioè più vado avanti più rho aumenta. Per quale motivo? Perché il coseno sta scendendo e quindi 1 meno coseno teta sta salendo e qui mi viene 3. Qua passa su a 3. Poi quando sto a qui quanto sto? Sto a 3 pi greco quarti, perché pi greco mezzi più 45 gradi, e quindi qua starò perfetta che deve essere simmetrica questa parte. E però perché ci ha messo y maggiore di 0? Perché sennò ci sarebbe un pezzetto dell'insieme anche qua. Quindi l'insieme che mi interessa è questa zona qui. Questa zona qui. Questa lunghezza qui è 3 per 1 più radical 2 mezzi. Quindi questa misura qua è cosa, quant'è? È l'integrale tra, allora il mio insieme E descritto in coordinate polari è l'insieme delle rho e teta tali che, allora teta è compreso tra 0 e 3 quarti di greco, mentre rho è compreso tra 0 e 3 per 1 meno costante. Questa è la descrizione dell'insieme. E quindi la misura due dimensionale di E è uguale all'integrale su E di 1 in dx di y, che è uguale all'integrale tra 0 e 3 pi greco quarti dell'integrale tra 0 e 3 per 1 meno coseno di teta di 1 per lo jacobiano e cambiamento di coordinate, che sappiamo che per il cambiamento di coordinate in coordinate polari è rho in del rho dei teta. Quindi cosa mi viene? Integrale tra 0 e 3 pi greco quarti, integrale di rho è rho quadro mezzi, quindi qua mi dovrebbe fare 9 mezzi per 1 meno coseno di teta al quadrato, quindi teta. 9 mezzi lo posto fuori
qua mi viene 1 meno coseno di teta al quadrato è uguale a 1 meno 2 cos teta più cos quadro teta, quindi qua è 9 mezzi per 3 pi greco 4 meno 9 quarti, no, 9 meno 9, 9 mezzi per 2, per l'integrale di teta, di sin di cos teta e sin teta tra 0 e 3 pi greco quarti, più 9 mezzi per l'integrale tra 0 e 3 pi greco quarti di cos quadro teta. Adesso facciamo quest'ultimo integrale. Cos quadro teta, 2 cos quadro teta meno 1 è uguale, questo è cos quadro meno sin quadro uguale a coseno di 2, è a coseno di 2 teta. Quindi cos quadro teta è uguale a 1 più coseno di 2 teta mezzi. Ok, quindi questo me lo posso ancora scrivere come... Proviamo a fare tutto in una volta, poi tanto controlliamo se abbiamo fatto errori. Quindi qua dovrebbero venire 27 pi greco ottavi meno... Allora, a 0 il seno di teta vale 0, a 3 pi greco quarti vale meno radical 2 su 2, quindi vale più 9 radical 2 su 2, più, allora, un mezzo, quindi qua viene 9 quarti per 3 pi greco quarti, poi vale 9 mezzi per un mezzo fa 9 quarti, integrale di 1 fa 3 pi greco, fa 3 pi greco quarti, poi viene più 9 quarti integrale di coseno di 2 teta fa seno di 2 teta mezzi, quindi fa seno 2 teta mezzi valutato sempre tra 0 e 3 pi greco quarti. Vediamo un po' se riusciamo a fare questa somma. Allora qua abbiamo 27 sedicesimi più 54 sedicesimi dovrebbe fare 81 sedicesimi, già mi sa che ci sta qualche punto. Oh, però no, attenzione, ci sta pure questo. Attenzione. Allora qua c'è 9 radical 2 su 2 e quello va bene. Questo in 0 va bene. Poi qua viene più pi greco per 27 ottavi più 27 sedicesimi. E adesso bisogna calcolare questo. Però seno di 3 pi greco mezzi fa meno 1. E quindi qua viene meno 9 ottavi, quindi allora in sedicesimi questo fa 54 più 27 fa 81, 81 meno 18 fa 63, non mi sembra che sia questo il risultato. Sì, perché in realtà qua il pi greco non ci sta. Sì, sì. Qua il pi greco non c'è. Più 9 ottavi. Comunque, vediamo un po' se il risultato è giusto.
Allora, meno 9 mezzi radical 2. Allora, abbiamo 81 sedicesimi di pi greco e quello è giusto. Poi c'è meno 9 mezzi radical 2 meno 9 ottavi. Il meno 9 ottavi è giusto perché questo era meno 1, era valutato sopra. Meno 9 mezzi radical 2 era meno meno, quindi il seno è no, però sono no è meno più, perché non siamo ancora arrivati a pi greco, quindi è meno non mezzi radical. A 3 pi greco quarti il seno vale ancora radical 2 su 2, perché non siamo ancora arrivati a pi greco, e quindi vabbè, quindi diciamo questo è l'esercizio corretto. Sì, no, io ero preoccupato qua invece. Allora, comunque quello che vedete mo, al di là di qui non c'è gran problema, perché uno lo fa poi lo controlla. Diciamo quello che però è delicato è la descrizione dell'insieme. La descrizione dell'insieme è può essere delicata, può essere delicata. Allora, diciamo, su questo nei prossimi, diciamo, nelle prossime lezioni ci perderemo più tempo, soprattutto perché adesso abbiamo visto un paio di esempi bidimensionali, magari perderemo un po' di tempo, anche perché questa descrizione di insiemi, in genere io il massimo e il minimo di funzione lo do su una funzione di, su un dominio di R2, tuttavia diciamo o di R2 o di R3 dobbiamo imparare a descrivere dei domini di R3 dati da un insieme di disequazioni, e soprattutto vedete, se io ho un dominio di R2 fatto così, questo dominio di R2 ha la parte interna, poi c'ha un pezzo di frontiera che è descritto da una certa equazione, un pezzo di frontiera che è descritto da una certa equazione, e poi due punti che sono diciamo l'intersezione di questi due punti. Se ho invece un dominio in R3, questo dominio dovremmo imparare a pensarlo come la parte interna, poi che è data da tre disequazioni, quella della superficie laterale, quella della superficie maggiore, quella della superficie diciamo più alta, e quella della superficie della base superiore e quella della base inferiore, poi da queste zone qua, diciamo superficie di base sopra e sotto o superficie laterale, che sono date da una equazione e una o due disequazioni. Per esempio qua avete un'equazione sulla superficie laterale e due disequazioni, qua avete un'equazione z uguale, che ne so, 1, e una disequazione, nel senso che l'altra non ho, ma poi avete anche le due circonferenze dove si attaccano la superficie laterale e la base di sopra e di sotto, e quelle vanno descritte da due equazioni. Chiaro? Quindi vabbè, questo è solo un accenno per adesso, ma questo sarà molto molto importante qualora uno dovesse fare un massimo minimo di una funzione su un insieme di questo tipo e dovesse essere costretto, ripeto costretto perché vedremo che sarà cura evitarlo il più possibile quando faremo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per i massimi e minimi di funzioni. Diciamo, allora in questo caso questa decomposizione dell'insieme fatta in questo modo sarà fondamentale.